Ok ragazzi, adesso mi preparo il volo, tra 15 minuti ho il rogito e la Nelly la lascio qua, poverina, perché non può venire assolutamente con noi. E niente ragazzi, un pochino agitato, stamattina ho notato che mi sono arrivati i soldi e insomma, del mutuo e mi sono anche già spariti. E il bello è che quando ho visto sto messaggio, cioè della banca, me li hanno tolti due volte, quindi il doppio della casa mi è costato, infatti il conto ovviamente era super in rosso, solo che dopo un quarto d'ora si è sistemato e non ci sono più problemi ora. Allora, questo me lo metto. Giacchettina. Ah, in tutto questo, ragazzi, il cappello è in palestra, quindi dopo vado e spero che sia ancora lì, perché non è nella borsa, non è in macchina. Per forza di cosa, for power in palestra. Dai, ci aggiorniamo dopo. Allora devo scappare. Ragazzi, non so neanche come dirlo, ma è finita. Ce l'abbiamo fatta. Qua, aspetta che vi faccio vedere. In questa cartellina ci sono tutti i documenti che ho dovuto firmare per finalmente comprare questa maledetta casa, che è insomma un'altra fila che portiamo avanti da tantissimi mesi. È da gennaio dell'anno scorso che cerco casa ed è da fine agosto di quest'anno che intensamente mi sbrigo e mi butto di testa su questa avventura. Prima era già andato a vedere delle case, ma l'accordo non è andato in porto qualche volta, quindi dai. Adesso è ufficiale, finalmente una casa mia, non ci potrò entrare fino al 1° di maggio perché adesso c'è una signora dentro in affitto, devo aspettare che se ne vada. Domani sera vado a conoscerla, adesso vado direttamente nella nuova casa a vedere il posto auto, perché quello non è della signora, cioè è tutto mio, però la signora paga l'affitto solo dell'appartamento, mentre il posto auto e le cantine sono mie, e quindi a questo punto me la vado a vedere, così ragazzi vi faccio un pochino vedere, speriamo di potervi far vedere, anche perché non so neanche se ci sia la luce, non l'ho mai visto il posto auto. Probabilmente ora che è già buio non si vedrà un fico secco, ma dai, adesso che c'è Nelly? Ma che c'è? Ah, è arrivato anche il cibo della Nelly oggi, tutta felice, la scatola di là. Tra un po' ti diamo da mangiare, Nelly. Adesso mettiamo giù la testa. E quindi ragazzi, dai, ce l'abbiamo fatta. Questa è la cosa bella, la cosa brutta. Ah, ce ne sono due, altre due belle. Allora, una cosa bella, ho comprato casa. Seconda cosa bella, come vi ricordate, nel preliminare c'era scritto che era arredata, ma il venditore mi ha detto che non me la darà arredata perché è proprietà tutta dell'inquilina, almeno i mobili e quant'altro, e quindi non me la darà arredata. Allora io oggi gliene ho cantate di belle, di cotte, di crude e mi sono fatto dare indietro 2.250 euro di, insomma, chiamiamolo rimborso spese per i mobili, è meno ovviamente dei mobili, ma meglio di niente, ragazzi. Anche perché quei mobili lì facevano veramente schifo, li avrei buttati via appena entrato in casa o poco dopo. E adesso almeno qualche soldino in più, quindi quando entrerò potrò prendermi roba un pochino più bellina, che poi non immaginatevi cosa, non immaginate roba moderna. A me piacerebbe molto mobili tipo questo che ha più di 100 anni, cioè insomma robe in legno carine, ma che posso benissimo trovare al negozio dell'usato, mi sistemo e quant'altro. Cosa brutta, ragazzi, ho perso il berretto, me l'hanno rubato. Purtroppo ieri qualcuno me l'ha se l'è preso in quei 2 minuti che appunto io sono uscito alle 11, la palestra chiudeva alle 11, c'era ancora qualcuno. Quei due o tre ragazzi che sono andati via dopo di me, qualcuno mi aveva rubato il cappello della Fear Raven, che sono 50 euro di berrettino, quindi come biasimarli, cioè. Che palle, la gente disonesta, vi giuro. Quindi adesso mi tocca pure ricomprare quello. Però ho dei soldi in più, quindi si festeggia. Si festeggia, si festeggia. Quindi adesso esporto. Ok, ho finito di finire questa cosa, questo lavoretto. E adesso. Dov'è qua? Zac. Adesso vado a vedere la casa. Anzi, prima do. No, vado a vedere la casa. Dopo torno, do da mangiare alla Leli, mi sistemo, cucino. E si festeggia, ragazzi, bisogna fare qualcosina.
Allora ragazzi, siamo arrivati nel piccolo garage tour, l'unica cosa che posso vedere è più che garage, posto auto tour. C'è abbastanza spazio, sì, la mia macchina ci sta tranquillamente. Qua pensavo che magari in futuro potrei già mettermi tipo una colonnina di ricarica, qualcosina per la futura Tesla che tra 20 anni prenderò. E niente ragazzi, tutto a posto. Festeggiamo la casa mangiando. Perché non scende più? Mi sa che ho sbagliato le postazioni. Comunque, mangiando carne e piselli, giusto per sentirsi un pelo sani. E Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mettete un piace, commentate, noi ci vediamo nel video di domani, cioè di oggi delle 11, come al solito l'algoritmo spinge solamente se voi lo stimolate un pochino con le interazioni. E niente, grazie di aver visto il video.